Bentornati amici di Obiettivo News per la terza puntata del nostro format Due Quattro Ruote Passione Motori. Qui con noi oggi abbiamo Manolo Carvelli come responsabile del Motoclub Forno Canavese per quanto riguarda il cross e Mirko Cortello in rappresentanza di tutti i tesserati del cross del Centauro. Il Centauro Forno ha una storia indiscussa alle spalle a livello nel territorio e anche a livello italiano. Nato nel 1954 proprio con il motocross, per poi col passare degli anni evolvere e toccare anche discipline, altre discipline, tra cui la velocità in salita, ricordiamola come una delle come l'organizzatrice della cronoscalata Forno Milani. Ciao Manolo e benvenuto Buongiorno, buongiorno a te. nei nostri studi. Grazie. Il cross, dopo tanti anni che era scomparso dal Centauro, è ritornato da qualche anno a questa parte e Sì. adesso si sta ben radicando all'interno del sodalizio. Sì, siamo nati 3 anni fa, così un po' parlando con Mirko qui insieme a lui, voleva smettere di fare un campionato che non era FMI e ha chiesto: ma come possiamo fare per fare FMI? Io ho detto: ma possiamo chiedere al Centauro Club di Forno, visto le conoscenze che avevo con il Centauro, e ho chiesto a Luisa, che era la segretaria, se si poteva licenziare, fare le licenze per il motocross, perché anch'io pensavo fosse solo riguardante la velocità. E poi Luisa ha detto: no, no, si può fare. Ovviamente ha chiesto a chi di dovere, ha detto si può fare ed è nato lì. Tutto è nato con questa cosa qui. Il primo anno abbiamo licenziato solo Mirko Cortello e poi nel susseguire, negli anni successivi, ora sono 3 anni, siamo sempre aumentati di più. Mirko, grazie anche a lui, soprattutto a lui che si è dato parecchio da fare. Nel cross ha parecchie conoscenze, ha chiesto, ha raggruppato un gruppo di ragazzi e da lì stiamo, come dico, siamo sempre aumentati sempre di più. Attualmente l'anno scorso erano 17 licenziati solo nel cross e quest'anno siamo un po' di meno. Capisco che l'anno scorso era anche per poter andare a girare, a fare motocross, bisognava avere per il discorso Covid, bisognava avere per forza la licenza. E quindi buona parte anche di chi lo faceva a livello amatoriale, proprio solo così, si è licenziato per poter andarsi a allenare, comunque andare a fare una giornata di svago. È nato proprio tutto un po' così, come dico, all'improvviso, ma man mano abbiamo formato una bella squadretta. Loro hanno fatto i campionati e poi Mirko vi dirà con quali campionati hanno fatto, i vari, come si dice, i vari posizioni che hanno ottenuto, perché comunque poi tutto sommato, nascendo proprio così un po' dall'inizio, un po' così tirata lì, alla fine abbiamo, a mio avviso, ottenuto degli ottimi risultati. Sono entrati un gruppo di giovani, perché poi comunque nel cross sono tutti quanti abbastanza giovani, anche nel gruppo del Centauro, al che ha fatto piacere anche al Centauro Certo. Club Forno. Fa piacere a tutti comunque. E così è nato. Ora lascerei anche parlare. Quindi giovani che danno delle grandi soddisfazioni. Tu, Sì, Mirko, sì. ti sei classificato quarto nell'italiano AMA nel 2022. Sì, è stata un po' dura. Raccontaci pure la tua esperienza. Qualcosina abbiamo portato a casa e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che anche loro si sono dati abbastanza da fare nel regionale, che c'è stato Fede, il più piccolino, che ha fatto un decimo posto con lo zio veteran, sesto se non Sì, sbaglio, sì. e poi abbiamo i ragazzi nell'MX2 Challenge, di cui il migliore è stato Moro, sesto anche lui, 20° Michele e 40° Matteo. Ovviamente loro, essendo una categoria dove ci sono tanti piloti, hanno ottenuto abbastanza delle belle posizioni. Sì, certo, poi il cross è Sì. una disciplina dove siete tantissimi, dove il Infatti. Poi c'è percorso è un percorso l'inghetto. duro. Sì, poi c'è l'inghetto nell'MX1. Nell'MX1 lui ha vinto il regionale
indiscusso. E ci quest'anno proprio... che cosa farete? Quest'anno i ragazzi sicuramente faranno sempre regionale, e Alex, che ha vinto l'anno scorso in MX1, pensava di fare qualcosina in più col 125, qualche gara un po' più importante, e io andrò sempre a fare l'AMA, che è un po' più livellino un po' di più e ci piace un po' più essere in quali in mezzo. Circuiti si svolgono questi campionati? In regionale perennemente in Piemonte. Tanto in Piemonte abbiamo parecchie piste anche molto belle, e invece l'AMA è su nazionale, che si estende dal centro al nord, perché il sud è un po' scarso, è un pochettino indietro, diciamo, quindi è sempre più per sé, però ci vuole, perché sabato ti fanno provare la pista, quindi diventa un po' più impegnativo come tempo. Quali sono le caratteristiche che deve avere un pilota di cross? A parte la passione, ovviamente. La passione, l'allenamento, sacrifici, più ne ha più ne mette. Tanti sacrifici. Quando si parla di allenamento, tutti pensano esclusivamente allenamento in moto, ma non solo. No. Ovviamente se riesci a fare più ore possibile sulla moto è sempre meglio, però comunque dietro c'è sempre un allenamento fisico, corse, palestre, non è sempre così la moto, bello andare in moto, no? Poi la moto da cross è diciamo quella più dura, più impegnativa, più estrema, anche a livello proprio di sforzo fisico. I ragazzi che volessero avvicinarsi a questo mondo, certo, partendo dai bambini, esistono delle scuole? Esistono delle scuole, ma qua c'è un punto un po' dove io non sono, non battagliando, però ci sono alcune persone che si presentano come istruttori o comunque fanno corsi, ma alla fine a livello federale magari non hanno eseguito i corsi o dato gli esami per essere un istruttore federale. Ce ne sono alcuni, noi ne conosciamo uno, dove anche sia mio figlio che anche Mirko fanno dei corsi con lui, si chiama Gabriele Gianola, è una persona che ha ha fatto tutto il percorso federale, quindi è istruttore federale. Io almeno in zona conosco solo lui. Poi sì, come ho detto, ci sono dappertutto, c'è gente che può farti vedere e istruirti, però alla fine non hanno poi magari in mano un qualcosa di ufficiale. Certo. Perché poi se uno si può fidare, cioè magari una persona che ha fatto parecchie gare, ha parecchia esperienza, è logico, è sicuramente più capace di me a insegnare a un bambino. E attualmente per qui ce ne sono, ma non saprei dirti quali con esattezza, certo, chi è che le fa o comunque se sono a posto, diciamo, con... E le prospettive quindi di quest'anno del Centauro è la partecipazione appunto di questi ragazzi ai vari campionati, tutti parteciperanno? Sì, adesso attualmente sono, come dicevo, rispetto all'anno scorso siamo calati un po' come licenziati, ma è sempre un po' nel partire. Poi magari adesso in questo periodo aumenteranno anche le licenze. Sì, tutti quanti andranno a fare le gare. Abbiamo anche una ragazza tra cui dentro, che è Margherita, che è la sua ragazza tra cui. Per adesso è 2 anni che gira solo sempre, noi continuiamo a dire che dovrebbe provare a fare qualche gara. Concordo. Lei non è molto convinta, però vediamo. Magari si convincerà nel tempo. Si convincerà nel tempo, nella speranza, vediamo. È vero che c'è sempre dietro lui che è la bacchetta, però... Però vediamo come fare. Sì, comunque tutti quanti, siamo 8 fino adesso i licenziati quest'anno, e questi 8 tutti quanti andranno a fare il campionato, chi regionale, chi come Mirko, italiano AMA,
E Alex, se Alex ci riesce a portare un po' più in su, con lui piace tanto il 125, quindi se riesce ad andare a fare qualche garettina un po' più bella saremo anche contenti. Perché certo, lui comunque va forte, l'anno scorso ha dimostrato di andare forte, vincendo anche il regionale, e da subito è partito vincendo quasi tutte le gare, e quindi ha dato una bella dimostrazione di aver voglia. Anche lui, tempo permettendo, il lavoro, certo, con tutto, speriamo che faccia qualcosa in più. E abbiamo un nuovo licenziato, tra cui volevo dirlo, che addirittura è di Biella, quindi ha sentito parlare del nostro club, ha sentito parlare un po' tutti quanti noi, che comunque eravamo un bel gruppo. Mi ha chiesto se poteva essere licenziato da noi, ho detto sì sì, ben venga, noi accettiamo tutti quanti. Licenziamo tutti quanti, ma sempre cercando di comportarci, soprattutto quando si va via nelle gare o per qua, in un determinato modo, cioè non andare a fare delle brutte figure, certo, facendo fare brutta figura al centauro o comunque come sodalizio, insomma. E così stiamo andando avanti. Quindi se tra i nostri telespettatori c'è qualcuno che vuole tesserarsi con vuol provare a licenziarsi, basta che venga da o da me il negozio Motarda di Orolo. Io non volevo dirlo, pubblicità, dai. Lui non volevo dirlo, sono lì in negozio Motarda di Orolo, può venire da me, io gli do tutte le istruzioni per poter fare cosa serve per poter fare le licenze. Se si vuole poi fare qualche corso con l'istruttore, io lo mettiamo in contatto con quell'istruttore, lo può fare. Se no, ogni volta che si va a girare, di solito si organizza tutti in gruppo insieme, più delle volte si riesce ad andare tutti, abbastanza un gruppo, se non tutti, comunque sono sempre almeno 3-4 piloti che vanno, possono iniziare ad andare con loro, ovviamente devono avere tutto il mezzo, perché chi a volte fa l'istruttore potrebbe dare anche i mezzi o la necessità degli indumenti, quello che serve per poter provare o iniziare. Noi questa cosa qui no, però licenziare, si fa la licenza e si può andare a girare, e loro, Mirko è uno di quelli veramente che si dà parecchio da fare, dà sempre anche una mano, dei consigli, se c'è qualcosa anche sulla moto, anche meccanicamente, riesce sempre a trovare una quadra su tutto. Va bene, grazie di essere stati i nostri ospiti. Noi amici ci vediamo una prossima puntata. Mi raccomando, non mancate.